Sono Adamo Guerra, non mi oppongo. Dopo aver simulato la sua morte e trascorso 10 anni in Grecia, Adamo Guerra è tornato in Italia. Recentemente si è presentato in tribunale a Ravenna per una causa di separazione dalla moglie Raffaella Borghi. Portava con sé una piccola valigia contenente solo il necessario per un breve soggiorno, in vista di una futura fuga in Grecia. Tuttavia, nel gennaio prossimo, dovrà fare ritorno in Italia, poiché è imputato in un procedimento penale per non aver adempiuto agli obblighi di mantenimento familiare. Guerra è in debito di ben 60.000 euro nei confronti della sua ex moglie, la somma complessiva dei circa 500 euro al mese stabiliti dal giudice per tutti gli anni della sua assenza. A questi si dovrebbe aggiungere il 50% delle spese straordinarie, quali quelle mediche, scolastiche e sportive sostenute per le figlie. A meno che i genitori di Guerra non abbiano già contribuito in parte a coprire queste spese. Il reato in questione non sarà soggetto a prescrizione, poiché, secondo la legge, viene considerato continuo e volontario nel tempo. Questo costituisce l'epilogo di una vicenda incredibile che ha avuto inizio l'11 luglio 2013, quando Adamo Guerra, padre di 2 figlie, lasciò ai suoi familiari 3 lettere d'addio fasulle. Il contenuto era inequivocabile e non lasciava spazio a interpretazioni diverse. Guerra scriveva che «è arrivato il momento di farla finita», mentre raccomandava all'ex moglie e ai suoi genitori di prendersi cura delle figlie. Da quel momento in poi ogni traccia di lui svanì nel nulla. Poco tempo dopo, gli investigatori rinvennero la sua auto vicino al porto di Ancona, scoprendo che Guerra si era imbarcato su un traghetto diretto a Patrasso, in Grecia, con un biglietto solo andata. Alla luce delle lettere drammatiche che aveva lasciato, si sospettò che l'uomo si fosse gettato in mare dal traghetto. Tuttavia, il corpo di Guerra non fu mai ritrovato. Nel 2016, dopo un periodo di 3 anni di assoluto silenzio, l'ex moglie fu contattata dai carabinieri. Le comunicarono che l'ex marito era stato fermato in Grecia durante un controllo. Questo fatto dimostrava inequivocabilmente che l'uomo era ancora vivo. Per avere la certezza assoluta, l'ex moglie richiese una prova tangibile, una firma, un documento ufficiale, una fotografia. Tuttavia, dalla Grecia non arrivò alcun riscontro. Nel frattempo, in Italia, l'indagine fu chiusa, archiviata come un caso di suicidio. Tuttavia, l'ex moglie rimase profondamente scettica e convinta che la verità fosse ancora sepolta. Raffaella desiderava scoprire se l'uomo fermato in Grecia fosse davvero Adamo, ma dimostrarlo si faceva via via più arduo. Nel 2021 la donna decise di contattare il consolato italiano in Grecia per ottenere informazioni sull'ex marito. La risposta del consolato fu inequivocabile: non c'erano tracce di lui nel paese. In quel momento Raffaella ipotizzò che l'uomo non fosse mai stato effettivamente fermato e che qualcuno avesse rubato la sua identità presentandosi come lui. Con l'intento di risolvere almeno le questioni ereditarie e di evitare qualsiasi complicazione burocratica per le figlie in futuro, la donna decise di procedere con la richiesta di divorzio tramite il suo avvocato. Tuttavia l'intera procedura era stata misteriosamente interrotta, senza apparenti spiegazioni. Solo di recente, nel corso del 2022, è stato rivelato il segreto nascosto di Adamo Guerra. Aveva richiesto il rinnovo della sua carta d'identità presso l'anagrafe degli italiani residenti all'estero. Questa scoperta ha spinto la donna a cercare aiuto dalla trasmissione televisiva Chi l'ha visto. Il giornalista Paolo Del Re si è recato in Grecia e, dopo intense ricerche, è riuscito a individuare Adamo. All'incontro con il giornalista, Guerra ha chiesto con insistenza di non divulgare nulla e di lasciare l'area. Tuttavia, il video ottenuto è stato condiviso con Raffaella, confermando definitivamente che l'uomo era davvero Adamo, la prova che la donna attendeva da tanto tempo. Subito dopo essere diventato oggetto di attenzione televisiva, l'uomo ha finalmente deciso di contattare i familiari. Adamo Guerra ha avuto il coraggio di chiedere perdono alle sue figlie, spiegando che il suo allontanamento era un tentativo di suicidio purtroppo non riuscito.
La sua recente comparsa in tribunale ha fatto scaturire le lacrime della sua ex moglie. Durante quell'occasione, Guerra ha nuovamente espresso le sue scuse, ma questa volta senza fare riferimenti espliciti alle sue due figlie, una delle quali ora è madre. Questo fatto fa intendere che non prevede di ritornare indietro né di ristabilire legami con la sua famiglia. La madre di Guerra, contattata da alcuni giornali, ha finto di non essere al corrente della sua identità, ha affermato di non conoscere alcun Adamo. Tuttavia, il cerchio sembra essere stato in qualche modo chiuso e ora Guerra dovrà affrontare le sue responsabilità. In futuro l'uomo potrebbe essere giudicato per aver abbandonato le sue figlie.